il discorso è che cambiano le regole, stiamo andando in Europa, le regole europee per le quali tutto sommato alcune modalità di comportamento in Europa sono note e eseguite in modo pragmatico, in Europa non è, in Italia non è così facile da eseguire, da seguire e da far seguire. E quindi anche il fatto che le regole europee nate in ambito volontario si adeguano in modo perfetto anche all'ambito regolamentato, in Italia non è così. E noi abbiamo delle armi, passatemi questo termine, che utilizzavamo bene in ambito volontario, che non vanno poi tanto bene in ambito cogente. Gli operatori che sono costretti a farsi accreditare per poi operare in un ambito appunto di cogenza non hanno lo stesso livello di pragmatismo nell'approccio delle regole che troviamo all'estero. Se guardiamo la produzione del soggetto che va effettivamente poi a immettere sul mercato il prodotto, con il controllo dell'organismo, che anche lui va a casa sua una volta all'anno, parliamo effettivamente di una percentuale di controlli probabilmente bassa. Magari efficaci, o meglio, più efficaci di prima, perché se passiamo da una situazione per cui il controllo non c'era, ad una situazione in cui c'è un controllo, e sono definite meglio le regole di chi controlla e di come controlla. Quindi noi controlliamo gli organismi controllano i fabbricanti, il mercato è controllato dal Ministero, che ha la vigilanza sul mercato. Ben definito come compito, come task dal regolamento 765. Oggi però sul mercato pensare che accredia, adesso controlla e quindi tutto sarà più bello, è purtroppo un'utopia in questo momento. La segnalazione è importantissima, il reclamo è uno degli elementi che nel mondo dell'accreditamento e della certificazione garantisce effettivamente che il sistema si autoregoli, si autocontrolli. Se però le segnalazioni non ci arrivano, cade uno degli elementi fondamentali. Il mercato non fa segnalazione e gli operatori del mercato non possono operare in contrasto rispetto a. I controlli che vengono fatti sui prodotti alle frontiere o sui mercati sono ancora bassissimi, in Italia ancora meno che, e questo produce effettivamente un sistema che è ancora imperfetto. Secondo me questo è il concetto, le regole non sono ancora ben digerite e è un problema culturale sia degli operatori, sia degli operatori del settore, che quindi ci mettiamo anche noi, ministeriali, e del consumatore.